Da mezzanotte alle 8 del mattino mi trasformo in una befana. Ma non per dire una vecchietta bruttina, no, proprio la befana, quella del 6 gennaio. Domani calza. Befana cosa vorrebbe trovare dentro la calza? Il carbone che andiamo cercando. Solo carbone? Sì, ormai abbiamo un'età di tutto, anche per l'arrosto. Una badante? Sì, perché no? Lo so che sta scherzando, però magari una badante giovane e carina non farebbe male. No, ne chiedevo solo i soldi. Cosa vorrebbe trovare nella calza della Befana? Lavoro per tutti i giovani. Che bello. E pace e serenità a tutti. Per lei personalmente? Lo stesso. Vorrei trovare un pezzo di università che risale al centro storico. Vorrei trovare i lavori che iniziano all'ex ospedale militare. Vorrei trovare persone che si trasferiscono a Chieti Alta, che ormai è così depauperata di persone e di cose da essere rimasta quasi vuota. E io ci spero e penso che quest'anno porterà buone nuove. Ma che il fumo fa male? Abbastanza. E domani la Befana le porterà carbone, per questo lo sa? Non credo. Cosa vorrebbe trovare nella calza di domani della Befana? Qualche centinaio di migliaia di euro. Bazzecole? Bazzecole, sì. Oddio, la salute, la felicità e serenità per tutti. Più di questo. E a chi dare carbone? A chi diamo il carbone domani? Questo signore chi è, scusi? Mio marito. E allora lo chiediamo al marito. Allora, alla moglie. Come? Costa caro il carbone, quindi se gli faccio un bel regalo così. Dentro la calza cosa metterà? Allora, i nipoti, i figli, il piccolo non ce l'ho, allora c'è solo la moglie, vediamo un po'. Sorpresa, non si può dire adesso, è sorpresa. Guardi che poi la interrogo sua moglie per vedere se le ha fatto il regalo. Sì, poi ci conosciamo, siamo qua. Un po' più di serenità e non so, qualche dolcetto, così finiamo dolce questo periodo. E il carbone a chi invece? A lei. No, perché? No. Io sono brava. È lui che è cattivo. Esatto, il carbone è per lui. Sono quello che ha detto, se avete paura della neve, vestitevi alla casa. Però lei l'ha detto alla concorrenza. Ma lei non c'era TG3. E adesso me lo dice a me. Se fa la neve che devono fare? Devono stare a casa. Allora, se tenete paura della neve, vestitevi alla casa. Ma lo sa che lei è diventato un personaggio? E così si dice. Purtroppo ogni anno, sono 5 anni, ogni anno si rinnova questa storia. E allora auguri a tutti gli abruzzesi e, come direbbe il signor Giustino, la Befana l'ha sempre fatta. Vola in cielo.